Radio Radicale, siamo col senatore Stefano Lucidi della Lega Umbro per parlare dei referendum sulla giustizia. Allora, ci spiega innanzitutto come è andata questa prima settimana di raccolta delle fine settimana di raccolta delle firme in Umbria, alla luce del grande successo che c'è stato nella raccolta delle firme sui referendum e insomma, che tipo di organizzazione avete messo su in Umbria? Diciamo innanzitutto siamo stati fortunati perché sono stati dei giorni di bel tempo, quindi la gente ha iniziato a circolare, quindi siamo stati anche, ripeto, fortunati su questo aspetto. Ma detto questo, l'organizzazione Umbra ricalca un po' l'organizzazione nazionale della Lega, quindi banchetti diffusi su tutte le città, su tutte le piazze, non soltanto grandi città, ma anche centri minori, quindi con i nostri militanti, i nostri simpatizzanti, con la presenza dei certificatori delle firme, quindi grande adesione. E ripeto, la cosa interessante è stata la diffusione capillare dei nostri gazebo, dei nostri banchetti. Siamo sicuramente molto soddisfatti di questo primo inizio e cercheremo di continuare anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Vi siete trovati di fronte a un numero superiore rispetto alle attese di firmatari del referendum? Beh, diciamo che la risposta è stata molto positiva, è stata davvero molto positiva e soprattutto perché stiamo parlando di non è un semplice passaggio al gazebo, ma significa mettere una firma su una proposta politica importante, quindi la gente ha risposto bene e ci sono stati moltissimi casi addirittura di attesa perché le firme da apporre sono 6, quindi diciamo il singolo cittadino ha un tempo fisiologico di permanenza al banchetto e quindi si sono formate delle liste, delle file di cittadini in attesa e questo diciamo Certo. ha significato ancora maggiore attenzione rispetto ai temi proposti. Che cosa vi chiedevano i cittadini che venivano a firmare ai banchetti della Lega e del Partito Radicale? Sostanzialmente non hanno fatto grosse, diciamo, richieste, sembravano tutti molto, molto, molto informati e decisi anche perché il tema è molto, molto sentito e sinceramente credo che il motivo, diciamo, di questa adesione sia proprio quello, cioè un tema che viene dibattuto ormai da decenni, che cerchiamo di risolvere, insomma, in questo modo. Quindi ho notato effettivamente che i cittadini non hanno fatto grandi domande, ma se non in maniera, diciamo, molto marginale. Quindi c'è molta consapevolezza e questo è un altro elemento ulteriore di positività. Vi siete trovati in qualche circostanza nei moduli che erano finiti rispetto alle persone che volevano firmare, che abbiamo riscontrato che la cosa è successa in molti casi in Piemonte? No, noi no, perché eravamo le prime battute, quindi eravamo fornitissimi di Moduli. moduli, sì, erano, beh, io credo che questo sia semplicemente dei momenti, diciamo, di organizzativi, non c'è stato nessun particolare problema. Ritiene che questo successo sia da collegarsi anche un po' con i ritardi delle riforme sulla giustizia? Oggi, tra l'altro, dovrebbe arrivare, se ci arriva, in Consiglio dei Ministri il disegno di legge della Cartabia. Ma il tema giustizia, e questo parlo per esperienza personale qui in Parlamento, in realtà è uno dei temi, delle aree più toccati anche dall'attività legislativa, perché qui in Aula, sia al Senato che alla Camera, non dico settimanalmente, ma molto spesso arrivano provvedimenti che riguardano il mondo giustizia. Quello che mancava è una riforma strutturale del sistema, anche una riforma che riporti un po' quella famosa bilancia nella posizione di equilibrio, una riforma che diciamo ristabilisca il giusto equilibrio anche tra i tre poteri dello Stato, che in questo momento stanno un equilibrio che sta diciamo in condizioni secondo me molto precarie. E, ripeto, la nota positiva è che queste argomentazioni che a volte possono sembrare, e in effetti lo sono, estremamente tecniche,
in realtà poi sono arrivate nella percezione giusta dei cittadini, e questo è un aspetto molto positivo, secondo L'importante. me. Molto importante, perché ripeto, il cittadino non è obbligato a sapere sempre tutto, a informarsi sempre di tutto e a conoscere in maniera così dettagliata tutti gli argomenti, ma anche perché fa parte della democrazia, ognuno ha il suo lavoro, ognuno ha le sue attività, quindi c'è chi è delegato a approfondire certi temi e quindi molto spesso succede che il tecnicismo uno riesce a declinarlo in maniera non proprio semplicissima. Invece quello che stiamo riscontrando è che c'è una grande attenzione da parte dei cittadini, una grande consapevolezza. Bene, la ringrazio molto per averci un po' documentato del Grazie a successo voi. della raccolta delle firme e i nomi. Ringrazio Stefano Lucidi della Lega.